Ci sono molte fasce di italiani, le nuove povertà ad esempio, che lei sicuramente conosce Certo. bene, che sono abbandonate da un welfare che è vecchio, non è ridisegnato su di loro, uno su tutti i padri separati. Le persone che non sono riuscite a andare in pensione per colpa della riforma Fornero. Cosa succede? Noi abbiamo persone nelle nostre città, io in una città come la mia dove era inimmaginabile pensare che ci fosse gente che dormiva in macchina fino a un paio d'anni fa, trovi persone che vivono in macchina. Poi dall'altra parte magari si trovano una persona appena arrivata, un ragazzotto giovane, mantenuto, tenuto sotto tutela di tutto in un appartamento, ogni tanto messi in strutture anche molto belle, che magari si lamentano, come è successo anche oggi in provincia di Bari, che si lamentavano perché non gli piaceva cosa gli veniva dato da mangiare. Questo alza lo scontro sociale, alza le tensioni sociali. Noi abbiamo i nostri anziani che vanno fuori dai mercati dove vendono frutta, verdura, a prendere quella che viene buttata Coraccina, perché allora, non più vendibile, scusi, e poi signora magari Lucia, vedono signora, queste scene. È ovvio che si alza lo scontro secondo lei sociale, è ovvio.